Eccoci, eccoci qui, bentornati su Radio Web in volo in questa puntata di Socialmente Utile. E oggi presentiamo questo evento che inizierà appunto domani e proseguirà fino al 24 settembre, fino a domenica, presso il Teatro Titano, il Casamatta Book Fest, festival letterario di storia militare. E a introdurci questo evento abbiamo con noi Andrea Sant'Angelo, benvenuto, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Ecco, iniziamo appunto a chiedere come nasce appunto questa iniziativa, come avete avuto l'idea appunto di realizzare questo festival e anche di collocarlo proprio nella cornice del centro storico di San Marino, del Teatro Titano. Allora, questo festival nasce da una mia idea di creare un evento come in Italia e a San Marino non c'erano mai stati, cioè un evento dedicato alla storia militare, solo e esclusivamente alla storia militare, alle sue varie declinazioni attraverso le sue innumerevoli componenti, che può essere dall'economia alla politica, ma soprattutto attraverso le sue componenti più insospettabili, quindi quelle che più spendibili con il grande pubblico, cioè con il teatro, il cinema, la musica, la poesia. Cioè, con tutte quelle arti che normalmente a nessuno viene in mente di associare alla storia militare, troppo spesso considerata un luogo popolato solo da strani figuri, guerrafondai, oppure da accademici, studiosi di documenti, ma insensibili alla divulgazione verso il grande pubblico. Ebbene, io con questo festival voglio dimostrare che in realtà la storia militare può essere anche un grande momento di aggregazione per il grande pubblico. Parlando di questo mio progetto un tempo addietro con i ragazzi dell'Associazione Culturale Don Chisciotte di San Marino, è venuta fuori la possibilità di poterlo realizzare. Grazie alle segreterie di Stato, alla cultura, istruzione cultura e al turismo, diciamo che questo mio sogno sta diventando realtà. Quindi, questo è il motivo per cui è al Teatro Titano, questo è il motivo per cui viene realizzato a San Marino, perché per la prima volta qualcuno ha trovato questa mia idea, intelligente ed efficace. Bene, no, molto, molto interessante. Vogliamo menzionare alcuni momenti di questa manifestazione su cui è possibile porre l'accento. Ci saranno diversi momenti, diversi anche momenti teatrali, ma anche molte esposizioni all'interno del Teatro Titano. Sì, e non solo dentro il Teatro Titano, ci saranno anche altri luoghi da visitare. Oltretutto, questo è anche il fine settimana in cui i musei sono tutti aperti, quindi ci sono varie mostre collegate a Casamatta nei vari musei della città di San Marino. Quindi diciamo che il teatro di questa edizione zero di Casamatta è il modo, diciamo così, tra virgolette, strano di declinare la storia militare. Quindi noi abbiamo due momenti di vero e proprio spettacolo teatrale: il venerdì sera, cioè domani, che è il momento iniziale di Casamatta Book Fest, con lo spettacolo di Mario Perrotta, 15-18, Il Milite Ignoto. Mario Perrotta è uno straordinario interprete teatrale italiano che tanti conoscono, e lui ha raccolto diari di guerra della Grande Guerra e di ragazzi provenienti da tutte le parti d'Italia, scritti anche in un italiano zoppicante, sono scritti in dialetto, li ha messi insieme per formare questo racconto di sofferenza e di vita quotidiana nelle trincee della Grande Guerra. Sabato sera invece avremo uno spettacolo dedicato alla Seconda Guerra Mondiale, in modo particolare al mondo femminile della Seconda Guerra Mondiale, cioè Iris e le altre, uno spettacolo scritto da Gioia Battista, interpretato da Caterina Paolinelli, e racconta della vita di quattro donne che hanno veramente combattuto, cioè non hanno avuto ruoli secondari o hanno fatto le staffette o le infermiere. Queste quattro donne hanno realmente imbracciato le armi e combattuto. Si tratta della partigiana romagnola Iris Versari,
delle due ufficiali sovietiche, Lyudmila Pavlichenko, che era una cecchina letale, uccise 309 tedeschi, e della pilota di aerei da assalto al suolo Anna Yegorova, e poi della spia neozelandese Nancy Wake. Questo è sabato sera al Teatro Titano alle 21, Iris e le altre. Oltre agli spettacoli teatrali, però, come hai detto tu, ci saranno delle mostre, quindi ci saranno delle mostre curate dall'Archivio di Stato di San Marino, curate dal Museo delle Armi Antiche, che da pochissimo ha riaperto, nel quale faremo anche un paio di presentazioni editoriali, curate dalle istituzioni culturali della Segreteria di Stato alla Cultura. Quindi mostre che riguardano cimeli dell'epoca garibaldina, poi ci saranno mostre di mezzi funzionanti della Seconda Guerra Mondiale, che saranno presenti nella piazzetta Sant'Agata, e poi mostre dell'Archivio di Stato, sempre relativi al periodo garibaldino. Sarà un grande momento per incontrarsi, sarà un grande momento anche per visitare San Marino città, sarà un grande momento soprattutto per venire ad ascoltare i grandi protagonisti della storia militare che nella 2 giorni del convegno che si terrà al Teatro Titano si succederanno nei loro interventi. A una prima fase del sabato mattina, che è una mattinata dedicata diciamo così, alla storia locale, perché si parlerà fondamentalmente più che altro di San Marino e dei momenti in cui la guerra ha attraversato San Marino. Ci sarà un sabato pomeriggio che sarà una sessione invece dedicata agli accademici, e loro ci racconteranno attraverso i loro studi la storia militare. Invece la domenica mattina noi abbiamo pensato di dedicarla a chi attraverso i nuovi media fa divulgazione di storia militare. In questo caso i più importanti youtuber italiani che si occupano di storia militare saranno presenti a San Marino e ci racconteranno il loro modo di fare la storia. Ok, tra l'altro, se non ricordo male, sempre di sabato ci sarà anche Patrizia Di Luca, se non sbaglio, Ci giusto? sarà Patrizia Di Luca, esatto, Del Museo che parlerà dell'Emigrante. degli sfollati riminesi a San Marino durante la Seconda Guerra Mondiale. Ok, certo, perché comunque c'è una grande storia appunto di ospitalità proprio durante la Seconda Guerra Mondiale, molto, molto interessante. E, tra l'altro, lo menzioniamo così, però vedevo che c'è un comitato scientifico intorno a questo evento e non ho potuto fare meno di notare il nome di Alessandro Barbero in questo comitato scientifico, anche perché comunque sei identificato come un trait d'union tra i divulgatori, appunto, da questo punto di vista. Ci vuoi accennare qualcosa di come è nato appunto questo comitato scientifico intorno a Casa Matta, Bookfest? Certo. Guarda, Barbero è stato, penso, la prima persona alla quale io ho confidato questa mia idea un po' matta di fare un festival di storia militare. Gli ho chiesto cosa ne pensasse, se la mia idea poteva avere una sua effettiva realizzazione. Lui è sempre molto diretto con me, molto franco, mi ha detto: "Guarda, Andrea, secondo me non riesci a realizzarlo questo festival in Italia". Infatti poi l'abbiamo fatto a San Marino, ma perché lui dice in Italia purtroppo ancora la storia militare gode di troppi pregiudizi. E quindi non credo che ci sia qualcuno che vorrà investire dei soldi per poter mostrare realmente che cos'è la storia militare. Però mi ha detto: "Però guarda, se riesci a realizzare una cosa del genere, io ti do tutto il mio aiuto possibile". E così, quando io gli ho detto: "Guarda, Alessandro, forse siamo riusciti a fare questa cosa", lui ben volentieri è entrato nel comitato scientifico e chissà che magari anche nelle edizioni future non voglia anche venire a raccontarci di persona qualcosa di storia. Quindi questo è in brevemente il comitato scientifico, al quale poi si sono associati i più importanti storici militari italiani, perché poi abbiamo anche personaggi come Franco Cardini, Marco Mondini, quindi i nomi Gastone Breccia, Giovanni Brizzi, quindi i nomi sono veramente al massimo livello. Cioè, ecco, sono molto orgoglioso del comitato scientifico che sono riuscito a mettere su, e così come sono molto orgoglioso
dello staff che sta lavorando con me al festival e di tutti i relatori che verranno a raccontarci della storia militare. Fantastico, davvero. Beh, mi piace pensare che in questo senso San Marino sia stata l'occasione per un'opportunità di qualcosa di non facile. Se comunque lo stesso professor Barbero ha detto che era una cosa difficile, mi piace pensare che San Marino abbia dato un trampolino di lancio per una realtà, sicuramente che ha bisogno di essere divulgata, diciamo, no? Ecco. Assolutamente sì, abbiamo bisogno di far qui, abbiamo bisogno anche di fare network tra le varie anime di coloro che si occupano di storia militare in Italia, quindi dagli accademici alla Società Italiana di Storia Militare, alle case editrici che si occupano di pubblicare e stampare libri di storia militare, al pubblico fondamentalmente, perché secondo me il momento più importante sarà anche quello dell'incontro tra chi legge i libri di storia militare e gli autori che li scrivono, quindi io lo trovo un momento assolutamente fondamentale, quello del fare finalmente network per far uscire un po' dal ghetto delle branche storiche la storia militare, troppo spesso dimenticata e relegata in un angolino dalle altri tipi di storie, storia economica, storia sociale. Insomma, è ora che la storia militare dimostri tutta la sua importanza, soprattutto in un momento storico quale quello attuale, in cui i venti di guerra un po' spirano da tutte le parti. Quindi è importante conoscere la storia militare, è importante sapere come scoppiano i conflitti, come proseguono, soprattutto come si fermano e soprattutto come si possono evitare. Fantastico, da laureato in lettere, in realtà DAMS, diciamo le cose come stanno, però comunque ho avuto anche modo di fare studi di storia, ho fatto un corso di storia moderna al DAMS. Percepisco proprio la passione dello studioso in questo progetto, da quello che mi racconti, e anzi non posso che ringraziarti per questa iniziativa, farvi i complimenti e farvi chiaramente un in bocca al lupo. Che aspettative avete Grazie, per questo crepi il lupo. vostro evento divulgativo? Ma guarda, a me piacerebbe che venisse un po' di gente, cioè, adesso, che posso aspettarmi delle folle oceaniche per un festival letterario di storia militare? Non stiamo parlando del Festival della Letteratura di Mantova, non stiamo parlando del Festival della Filosofia di Modena, in cui le piazze sono sempre piene. Però cominciare a incontrare persone, a mettere giù eventi, ad attirare l'interesse del pubblico, questa cosa mi piacerebbe, perché io vorrei tanto che diventasse un appuntamento fisso annuale, da cui non si può più prescindere. L'interesse degli studiosi c'è, come hai visto anche dal comitato scientifico, poi continuo a ricevere, insomma, attestati di stima e di complimenti per il programma che è stato messo giù. Molti che non sono ovviamente nel programma si candidano già a venire per gli anni prossimi. Quindi quello che mi auguro è che ci sia dell'interesse. Questo è tutto ciò che mi auguro da questi 3 giorni. Fantastico, beh, è una beta come si suol dire, insomma. Esatto. Bene, allora noi, ripeto, facciamo un bocca al lupo per questo progetto Crepi il lupo, grazie. e buon proseguimento e buon lavoro. Grazie E grazie mille Andrea Santantol per essere stato qui con noi e grazie anche a voi che ci avete seguito, buon proseguimento sui Radio Web in Volo, scriveteci cosa ne pensate e vi ricordiamo da domani fino a domenica presso il Teatro Titano a San Marino. Appunto, Casamatta Book Festival, e quindi non mancate. Trovate il programma nella pagina Facebook del Casamatta Book Fest che è linkato qui in descrizione, qui sotto. E buon proseguimento sui Radio Web in Volo. E mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, condividete e lasciate un mi piace anche qui sulla nostra pagina. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci. Arrivederci.